Il brano di oggi presenta due scene distinte, collegate ma distinte. Nella prima ecco Gesù esprimersi con la maggior chiarezza possibile riguardo agli eventi che incombono, dalla cattura sino alla vittoria finale sulla morte. Veramente esplicito qui il Signore, se è vero che i discepoli vengono descritti letteralmente come sgomenti, se la profezia dovette magari sembrare spaventosa, proprio il suo epilogo trionfale deve però aver suscitato parecchio interesse in Giacomo e in suo fratello Giovanni, che avanzano la loro ben nota e ambiziosa richiesta. Non ci fanno davvero una bella figura i figli di Zebedeo. Stupisce sempre rendersi conto dei limiti. Il Vangelo ci costringe più volte a farlo, con un concreto realismo e una sapiente pedagogia. Ma come sempre, ciò che ci deve importare di più sono gli insegnamenti che Gesù sa trarre proprio dalla contrapposizione fra il limite umano e una grandezza divina, fra le nostre e le sue vie. Gesù oggi non alza la voce, non sgrida i discepoli che volevano il posto migliore. Chissà, forse soffiandolo a compagni pure loro magari interessati, egli coglie invece l'occasione per ricordare a tutti, per chiarire ancora una volta, che lo stile del regno è il servizio e che proprio nel servizio risiede una vera grandezza. E ancora che è opportuno per chi vuol far parte di questo regno particolarissimo tenersi lontani dall'eccessiva magari considerazione, essere considerati i governanti delle nazioni. Perché? Perché si finirebbe con il correre il rischio di diventare degli oppressori. La tensione è forte, carissimi. Le nostre debolezze, le vanità umane ci spingono a cercare i primi posti, ad essere stimati, ad essere considerati grandi, oppure quantomeno rispettabili. Ma c'è una sola grandezza, ed è quella che Giacomo e Giovanni alla fine hanno davvero raggiunto. Buona e santa giornata a tutti.